Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi, come ogni fine mese, vengo qui a parlarvi dei miei top 5 prodotti preferiti del mese di gennaio. Devo dire che questo mese di gennaio è volato più in fretta rispetto ai mesi di gennaio. Non so se anche voi avete presente, ma tipo ogni mese di gennaio, tipo gli anni scorsi durava tipo 4 mesi, come se durasse 4 mesi, mentre questo mese sarà con il fatto che siamo sempre in quarantena, sempre in lockdown, non è cambiato nulla, devo dire che comunque il tempo scorre abbastanza in fretta. Comunque, a parte questo, che non è che mi interessa, perché alla fine siete qui a vedere i miei prodotti preferiti, passiamo ai miei prodotti preferiti. Allora, voglio fare una menzione ai prodotti labbra che praticamente mi avete visto per tutto il mese di gennaio, e sto parlando della combo matita e lip gloss di Lisa Eldridge. Questi qui sono nel colore Muse. La matita è super morbida rispetto ad esempio a altre tipologie di matite. Questa qui è molto più morbida, quindi non ha una durata ad esempio elevata come le matite di Pat McGrath. Altra cosa, ho capito, cioè, che io sono la tipica persona che ama le matite, quindi si fa il contorno e poi sopra ci mette sopra un gloss, magari un tampone, un rossetto. Preferisco fare così, quindi devo dire che ho preso anche recentemente, mi deve arrivare una matita di Natasha Denona, perché voglio provare un po' di matite sul mercato. Sapete, amo quelle delle Pat McGrath, Make Up For Ever, Kiko, questa qui di Lisa Eldridge, Charlotte Tilbury. Se volete magari posso fare un video sulle mie matite nude preferite, non lo so, magari fatemi sapere nei commenti. Altro prodotto preferito è questa crema corpo della Caudalie. Allora, sono entrata nel tunnel nero della Caudalie, perché, anzi, della Caudalie, però fatemela chiamare Caudalie, ok? Perché mi sento strana a dire Caudalie, quando sto parlando in italiano mi viene a dire Caudalie. La visione di questo video è interrotta dalla Francesca del futuro, che vi viene a dire che se voi non mi seguite su Instagram non potete capire queste referenze. Tutta questa storia di Caudalie nasce su Instagram, perché una volta ho citato il brand e una di voi mi fa: no Franci, non si dice Caudalie ma si dice Caudalie. Tutto questo si connette a un ragazzo francese che insegna come pronunciare i brand francesi in maniera corretta. Laurent, not Saint Laurent, brand number secondly we have Givenchy. 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 Quindi so che si dice Caudalie, però facciamo finta che io dica Caudalie, però invece dico Caudalie. Comunque, a parte questo, Caudalie, che qua siamo pazzi. Comunque, vi stavo dicendo che sono entrata nel tunnel della Caudalie, perché credo che a inizio dicembre io abbia provato per la prima volta la crema a mano. Vi ho fatto una testa così su ste creme mani, ma veramente, cioè, mi piacciono tantissimo, le utilizzo tantissimo. E una proprio delle cose, degli obiettivi del 2021 è quello di prendermi cura del mio corpo, e prendermi cura del mio corpo significa anche prendermi cura del mio corpo. Cioè, No, aspetta, cosa ho detto? Prendermi cura del mio corpo, e prendermi cura del mio corpo significa anche prendermi cura del mio corpo. Prendermi cura di me stessa, ok, ce la posso fare? Prendermi cura di me stessa significa anche prendersi cura del mio corpo. Cosa succede? Spendo tanto tempo a prendermi cura dei miei capelli, a prendermi cura del mio viso, per poi tipo mettere da parte il corpo, però non mi mettevo mai la crema, cioè, ma proprio zero idratazione al mio corpo. E quindi quest'anno ho deciso di cambiare le cose, ed è per questo che in realtà questa cosa mi è scaturita dopo che ho provato questa crema a mani, che veramente mi sta aiutando. C'è da dire che adesso, qui in questa settimana in Canada, sta facendo veramente freddo, sto facendo tipo meno 15 tutti i giorni, e io esco di casa con i guanti quando esco di casa, non che io esca di casa tutti i giorni, perché non c'è niente da fa. Quando vado a fare una passeggiata, quando io e Gianni andiamo a fare le passeggiate della gratitudine, nonostante io abbia i guanti, fa talmente freddo che la mia pelle si taglia, quindi non so se potete vedere, ma è tipo un po' tutta tagliata. Però penso che la situazione sarebbe ancora peggio se io non utilizzassi questa crema. Comunque, a parte questo, dopo che ho provato questo ho detto: ok, ora voglio scoprire il mondo di Caudalie. Ora voglio scoprire il mondo di Caudalie. E quindi ho preso questa qui. Questa qui è il latte corpo, e devo dire che mi piace tantissimo. Allora, l'odore è un odore che è tipo, non è il mio preferito, ovvero se
questa crema, sapessi di questa, gli ero convinta che avessero lo stesso profumo. E invece no, questo qui è un profumo diverso. C'è da dire che con il tempo mi sono abituata e devo dire che adesso mi piace. Ma a primo impatto, ve lo dico, secondo me non è proprio il profumo più buono che ci sia. Questa crema è super super, vi faccio vedere. La cosa fantastica secondo me di questa crema è questa. Voi applicate la crema, in 2 secondi la crema si assorbe nella pelle e la crema si è asciugata, cosa che io, persona che sono tipo super super pigra per quanto riguarda l'applicazione della crema, per me questo è un plus, perché io non devo aspettare o non devo tipo stare lì 100 ore a togliere tipo la scia bianca della crema. È una crema bella liquidina ma comunque idratante. Secondo me questa qui sarà la crema perfetta, io già ve lo dico adesso, vi anticipo, anche se siamo a gennaio, l'estate sembra la cosa più lontana che ci sia, perché lo è, ve lo dico che questa qui secondo me diventerà il mio latte corpo dopo sole preferito, perché è fantastico, cioè si assorbe in 2 secondi. Non so se si possa vedere, non so se si possa vedere da lì, ma comunque è da un mese che la utilizzo e non utilizzata tanto così. Contate che la utilizzo appunto quando mi faccio la doccia, quindi ogni volta che mi faccio la doccia, poi esco dalla doccia e mi applico la crema. Devo dire che mi piace talmente, talmente, talmente tanto che mi piace questa crema, che ho preso anche, mi deve arrivare un'altra crema sempre del brand Caudalie, questa volta in tipo un barattolo. Quella lì però mi sa che forse è un burro corpo, quindi super idratante. Non vi preoccupate, appena vi arriva vi faccio sapere sulle Instagram story e poi vi aggiorno anche su quella. Insomma, sto provando tutta la linea corpo Caudalie che devo dire mi sta piacendo tanto, anche perché poi questo profumo comunque ha questa sensazione di spa, e dovete sapere che è uno dei miei sogni, ma proprio, cioè, proprio nella mia lista, cioè le mie amiche lo sanno, eccetera eccetera, è quello di andare a Bordeaux nel castello tipo hotel Caudalie, che tipo 5 stelle, costa tipo un botto, e hanno questo castello a Bordeaux con le vigne, con la spa del brand, ed è tipo un mio sogno proprio. Ok, solo gli occhi più attenti avranno notato questa cosa, ovvero questo mese credo di aver utilizzato più ciglia finte che mai. Non c'è una ragione speciale, c'è da dire che con questo prodotto qui, che è della Velour Lashes, che è proprio, cioè il mio preferito è questo prodotto più le ciglia finte che ho utilizzato questo mese. Questo qui è una colla per ciglia finte eyeliner, ovvero è proprio un eyeliner. Ho fatto un video dove lo premiamo per la prima volta ed ero tipo shock, shock because no, veramente, cioè ero veramente scioccata. E praticamente voi fate una linea d'eyeliner, poi mettete la ciglia, non dovete neanche aspettare che si asciuga, cioè è l'applicazione più facile. Io non mi sento assolutamente la persona più capace con le ciglia finte, se ci riesco io in un minuto ogni giorno, fidatevi, ce la può fare qualsiasi persona. Quindi con questo prodotto devo dire che ci metto addirittura, cioè io la mattina adesso, quando mi devo truccare, col fatto che appunto non andiamo da nessuna parte, ci metto di più a mettermi il mascara che a mettermi questo e le ciglia finte. Quindi alla fine per pigrizia non mi metto, quindi per pigrizia alla fine non mi metto il mascara e mi metto questo e le ciglia finte. Le ciglia finte che ho utilizzato di più questo mese sono queste qui. Queste qui sono le Ardell Demi Wisps. Le potete tipo comprare in questo packaging, che sono tipo più convenienti, e sono anche quelle che indosso oggi. Di solito tipo se ci sto attenta riesco ad utilizzarle anche 4 volte, quindi diciamo per tutta la settimana, cosa che secondo me ne vale la pena. E devo dire che mi piace tantissimo. E nel tempo ho imparato anche ad utilizzare, secondo me, ancora meglio questo prodotto, perché quello che faccio, mi faccio la riga di eyeliner come se fosse un eyeliner normale, poi prendo la ciglia, vado con appunto l'applicatore e vado praticamente sopra il contorno, diciamo, della ciglia finta, poi pum, attacco e finito, cioè veramente in 2 minuti. Quando invece voglio fare tipo cose extra, non perché, cioè, faccio cose extra per stare sempre a casa, perché non è che faccio cose extra per andare da qualche parte. Quando voglio fare tipo la persona più extra, le mie ciglia finte preferite sono queste qui, sono del brand Suede. Queste qui sono le Ash 3D e sono tipo, credo che sia questo il brand, o forse sono state create in collaborazione con una delle mie makeup artist preferite che si chiama
una delle mie makeup artist preferite che si chiama Nikki. Ve le consiglio veramente tanto perché sono veramente fantastiche. Quindi in realtà questo prodotto della Venom Lash, se applicate le ciglia finte, cioè se non l'avete ancora comprato, why? I'm not sure. È veramente pazzesco. E questi qui sono le mie ciglia preferite. Queste qui ovviamente costano molto di meno di queste. Queste sono proprio per l'occasione, comunque proprio quando voglio tipo un effetto bada boom. E ogni volta che le applico queste, cioè subito mi beccate e mi dite cosa hai fatto alle ciglia, perché mi vengono delle ciglia pazzesche. Poi altro prodotto preferito di questo mese è questo illuminante della Clinique. Non sono sicura se questo sia una nuova uscita oppure no, ma appunto l'ho scoperto perché ho visto tipo un video di preferiti del 2020 di alcune ragazze che seguo, e questo illuminante era stato citato e devo dire che mi piace. È l'illuminante più rivoluzionario che ci sia? Assolutamente no. La cosa che apprezzo particolarmente di questo è il colore. Questo qui è tipo una sorta di rosino champagnino. La maggior parte dei miei illuminanti nella mia collezione tendono al champagnino gold, mentre questo qui tende al rosino champagnino, però non è troppo rosa, perché a me gli illuminanti troppo rosa non mi piacciono, cioè non mi stanno bene. Questo qui mi ricorda come colorazione un illuminante della Essence. Come formula sono diverse, però la colorazione non è proprio lontanissima. Della Clinique è un po' più chiaro rispetto a quello della Essence, e quello della Essence è molto molto più naturale rispetto a quello della Clinique. Non so se si possa vedere in camera, ma è l'illuminante che sto indossando adesso. Mi piace l'effetto che mi dà sulla pelle, mi dà questo effetto appunto glow, ma non troppo, cioè in senso non troppo striscia illuminante, ma sembra proprio che la mia pelle sia illuminata. Quindi devo dire che mi sta piacendo tantissimo, lo sto utilizzando un sacco, e soprattutto appunto in questa fase in cui sono proprio nel mio pallore, più pallore che ci sia, cioè sono bianca come il muro, devo dire che questo illuminante trovo che si sposi bene con la mia carnagione. Il mio prodotto preferito del mese di gennaio, e questo è anche grazie al decluttering che ho fatto, che se non avete visto vi metto il video qui, ed è il fondotinta di Oma Beauty. Da quando ho fatto il decluttering qualche settimana fa, oh mio Dio, cioè mi sono accorta che c'è, cioè, come ho fatto a dimenticarmi di questo fondotinta. Questo qui è il fondotinta che indosso adesso, ma in realtà è il fondotinta che mi avete visto indossare nell'ultima appunto settimana e mezzo. È un fondotinta pazzesco, il fondotinta ha un finish bellissimo, è full coverage, quindi se volete coprire, questo qui veramente, cioè, copre. Però nonostante sia full coverage, anche qui non ha quel effetto troppo pesante, perché secondo me ci sono i full coverage che sono full coverage ma hanno quell'effetto paltone che si vede tipo a 150 metri. Questo qui, nonostante sia full coverage, se lo modulate bene, quindi se non ve ne applicate 150 kg, è un ottimo fondotinta. Ve lo consiglio, ha uno shade range pazzesco, cioè anche tipo 50 tonalità. È il mio video prodotto preferiti del mese di gennaio. Fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro prodotto preferito del mese di gennaio. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto compagnia, ma soprattutto spero di vedervi nel prossimo video. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!